Cordialità, che amava andare d'accordo con tutti, decise una volta di riunire tutti i sentimenti per conoscersi meglio, stare insieme e fare anche un po' festa. Cominciò a compilare la lista, ma si accorse ben presto che erano tanti, ma proprio tanti. Non poteva certamente invitarli tutti. Ma come fare per sceglierli? Come fare a distinguere i sentimenti dalle virtù e le sfumature degli uni e degli altri? Poteva invitare affetto e lasciare a casa affettuosità? E poi doveva invitare solo quelli positivi o anche quelli negativi? Questo era proprio un bel problema, che aveva sempre ritenuto che i sentimenti, positivi o negativi, fossero una percezione della condizione umana che non poteva essere pesata o misurata. E se li avesse invitati entrambi, come si sarebbe comportata? Avrebbe invitato sia amore che odio? Oppure perdono e vendetta e altri opposti per antonomasia e pasticcio. Che fare allora? Decise che non li avrebbe invitati tutti, ma soltanto una ventina, affidando al notaio Caso la loro scelta. Il giorno stabilito, gli invitati arrivarono tutti. Mangiarono i pasticcini, sorseggiarono la cioccolata calda e si presentarono. Quando Noia si fu presentata per la terza volta, la zia, come sempre, un po' folle, propose: «Giochiamo a nascondino!» Dubbio alzò un sopracciglio e curiosità, senza potersi contenere, chiese: «A nascondino? Di che si tratta?» La zia spiegò: «È un gioco in cui io mi copro gli occhi e mi metto a contare fino a 100, mentre voi vi nascondete. Quando avrò finito di contare, il primo di voi che scopro prenderà il mio posto per continuare il gioco». L'entusiasmo si mise a ballare dalla gioia, imitato subito da euforia. Allegria mostrò tanto interesse da convincere persino Apatia, che non era a portata per queste cose. Verità declinò l'invito, perché non le piaceva proprio nascondersi. Anche Superbia non partecipò, ritenendolo un gioco sciocco. Ciò che le dava veramente fastidio era che non fosse stata una sua idea. Uno, due, tre, cominciò a contare Pazzia. La prima a nascondersi fu Pigrizia, che si lasciò cadere dietro la prima pietra che trovò sul percorso. Fretta si nascose dove le capitò. Fede volò in cielo tra le nuvole e Invidia si nascose all'ombra di Trionfo, che con le proprie forze ed è riuscito a salire sulla cima dell'albero più alto. Tristezza cominciò a piangere perché non trovava il posto ideale. Generosità non riusciva invece a nascondersi. Ogni posto che trovava le sembrava meraviglioso per qualcuno dei suoi amici. Per esempio, lasciò a Bellezza un lago dalle acque limpide in cui specchiarsi. A Timidezza le fronde rassicuranti di un albero. A Voluttà le ali di una farfalla. Libertà, una folata di vento. Alla fine generosità si nascose in un raggio di sole, mentre egoismo provò un buon nascondiglio ventilato e confortevole che tenne tutto per sé. Menzogna si nascose dietro l'arcobaleno, mentre passione e desiderio scelsero il centro dei vulcani. Oblio continuò a guardarsi intorno perché non ricordava più
cosa doveva fare. Quando Pazzia arrivò a contare 99, Amore non aveva ancora un posto dove nascondersi, poiché lì trovava tutti occupati, finché scorse un cespuglio di rose e decise di nascondersi tra i suoi fiori. 100! Urlò Pazzia e cominciò a cercare. La prima a essere scovata fu Curiosità, che non aveva saputo resistere alla tentazione di uscire per vedere chi sarebbe stato individuato per primo. Poi udì Fede, che stava discutendo con Dio su questioni di teologia, e sentì vibrare passione e desiderio in fondo ai vulcani. Per caso trovò invidia e poté dedurre dove fosse trionfo. Egoismo non riuscì a trovarlo. Era fuggito dal suo nascondiglio, essendosi accorto che c'era un nido di vipere. Dopo tanto camminare, Pazzia ebbe sete e nel raggiungere il lago scoprì bellezza. Alla fine trovò un po' tutti, talento nell'erba fresca, angoscia in una grotta buia, menzogna dietro l'arcobaleno, infine oblio che si era già dimenticato che stava giocando a nascondino. Solo Amore non le appariva da nessuna parte. Pazzia cercò dietro gli alberi, dietro ogni pietra, sulla cima delle montagne, e quando stava per darsi per vinta, scorse il cespuglio di rose e cominciò a muoverne i rami. All'improvviso si udì un grido di dolore. Le spine avevano ferito gli occhi di Amore. Pazzia non sapeva più che cosa fare per discolparsi. Pianse, pregò, implorò, domandò perdono. Alla fine gli promise che sarebbe diventata la sua guida. Da allora Amore è cieco e Pazzia sempre lo accompagna.